Cocaina in cantina sufficiente per oltre 1000 dosi. Pusher 48enne arrestato dai carabinieri. Quando i carabinieri hanno bussato alla sua porta poco dopo l'alba, Antonio Silvestri non ha saputo nascondere l'ansia. Di Casavatore, 48 anni da poco meno di un mese, Silvestri ha dovuto osservare i militari perquisire a fondo la sua abitazione. Sapeva dove era nascosta la droga, ma sperava che l'occhio dei suoi ospiti inattesi non finisse anche in cantina. La speranza è svanita quando, nascosto tra alcuni pacchi e buste, è spuntato un panetto di cocaina. 1,70 kg di sostanza pura, il cui taglio avrebbe garantito oltre 1000 dosi e guadagni prossimi ai 50.000 euro. Con la sostanza anche un macchinario per confezionare le dosi sottovuoto e un bilancino di precisione. I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli e quelli della stazione di Casavatore hanno dichiarato Silvestri in stato di arresto e lo hanno portato in carcere, dove ora attende giudizio. La droga sarà distrutta e con essa la possibilità di inondare di denaro e morte le piazze di spaccio della provincia.